Mentre l'infezione del coronavirus avanza e miete decine di migliaia di vittime in tutto il pianeta, gli scienziati fanno fronte comune e si confrontano civilmente per il bene dell'umanità. Oggi parliamo di burioni, tarro e sieroterapia. Sì, lo so, è perché quando faccio un video serio, il risultato è questo qui. Quando faccio un video che è anche divertente su temi più leggeri, il risultato invece è questo qua. E siccome preferisco avere 90.000 visualizzazioni invece che poche centinaia, beh, mi sono adeguato al trend, ragazzi. Perdonatemi. Comunque, tutto inizia qualche giorno fa, quando Tarro ha rilasciato questa intervista qui. Di quello che non faccio nome, appena detto che dovrebbero essere obbligatori certi vaccini anti-influenzati, quando già ormai è notizia comune a livello scientifico che il 36%, diciamo, del coronavirus è attivato proprio dalle vaccinazioni anti-influenzati. Ah, Cioè, quando ci beh. sono queste gastronerie, cosa veramente no, lasciamo stare perché sennò mi incavolo No, veramente. no, non c'era il professore, ma quindi mi sta dicendo, ha sentito che forse vorrebbero fare per i 65enni in su da settembre il vaccino per l'influenza. Lei direbbe di no? Io mi rivolgo alla magistratura. Il dottor Tarro sostiene che se ti vaccini contro l'influenza hai più possibilità di beccarti il coronavirus Covid-D e che per un anziano naturalmente è la cosa peggiore che possa accadere. Ma in realtà le cose non stanno così. Non è dato sapere neanche da dove ha preso quel 36% di casi. L'unico 36% che ho trovato googlando e quindi non è che sia proprio una correlazione precisissima, è con i dati forniti dall'assessore Gallera in relazione all'età dei malati lombardi di Covid-19. Non esiste però, per quanto ne sappiamo, alcuno studio che dica che se hai fatto il vaccino antinfluenzale sei più vulnerabile degli altri al Covid-19. Nella stessa intervista, peraltro, Tarro fa un paragone anche fra il Covid-19 e l'HIV, dicendo che se aspettiamo il vaccino stiamo freschi. E in effetti così è. Il vaccino dell'HIV non è arrivato, ma sono due malattie completamente diverse. L'HIV non si trasmette stando semplicemente a contatto, come tutti quanti sanno. Ora, dopo aver fatto questo tipo di affermazioni, in cui peraltro Tarro dice anche che chi fa i vaccini anti-influenzali agli anziani andrebbe denunciato alla magistratura, un politico, Rotondi, incidentalmente affiliato a Forza Italia, fa un tweet di ringraziamento a Tarro. Questa cosa non passa inosservata. E il dottor Burioni, che anche lui ha tantissimo tempo libero, fa una replica dicendo in maniera non proprio elegantissima: se Tarro è candidato al premio Nobel, io sono stato candidato a Miss Italia. Ora, volendoci scherzare su, tutto è possibile, perché d'altronde, se Renzi è riuscito a inserire Rula Gebreal in Sanremo, perché non dovrebbe riuscire a mettere Burioni in Miss Italia? Ma a parte questo, c'è stata poi anche la replica di Tarro. Tarro ha risposto in questo modo qui: l'unica cosa che puoi fare, Burioni, sono le passerelle, quindi sì, Miss Italia è il tuo posto, ma stai zitto visto che pensavi al 2 febbraio che il virus non sarebbe mai arrivato in Italia. Ed è fantastico, per modo di dire, vedere come i mass media si concentrino su questi aspetti qui. C'è Tarro che le spara da una parte, c'è Burioni che risponde dall'altra e ci sono questi due giganti mediatici i cui superpoteri di uno è quello di scrivere libri in prossimità delle pandemie e dare messaggi così estemporanei e dell'altro di avere un curriculum di tutto rispetto costruito anche, non esclusivamente, ma anche su lauree honoris causa di istituti che definiremmo farlocchi. E i mass media italiani si concentrano su questi due personaggi qui.
non è proprio il massimo, e peraltro si concentrano anche su aspetti che non sono vitali o importanti per sconfiggere la pandemia. Dopo questa critica sociale dei giornali, dovremmo parlare brevemente di Tarro. Non perché mi diverta a criticare i Tarro, i Montanari, i Marcianò, ma proprio per fare informazione. Perché Rotondi porta Tarro in palmo di mano? Per via dell'autorità dei titoli. In realtà i titoli vanno pesati, vanno controllati. In teoria anch'io posso candidarmi per il Nobel della Pace. Preparo una raccomandata, la spedisco a Stoccolma e 50 anni dopo, quando probabilmente sarò ospite dell'RSA di cui sono vicepresidente, se nel frattempo non chiude, non fallisce, un meteorite non la c'entra, potrete sapere che mi ero autocandidato per il Nobel alla Pace a Stoccolma. C'è poi un'altra cosa. Nessuno va mai a vedere se le università americane con cui si vantano le collaborazioni esistono, non esistono, sono vere università o sono semplicemente associazioni non riconosciute in Italia. Perché in America l'insegnamento è libero. Ci sono università prestigiose come la Berkeley, il MIT e una marea di altre. Ma non è necessario andare in quelle università per ricoprire un ruolo. Insomma, in America il titolo di studio ha sì valore, ma non è un valore assoluto come l'abbiamo noi in Italia. Se qualche pazzo direttore volesse assumermi come professore, non potrebbe farlo, perché dovrei fare prima il dottorato e seguire vari step. Credo ci sia il professore in visita, poi c'è l'aggiunto, l'ordinario e via discorrendo fino a diventare finalmente di ruolo con il titolo di barone universitario. In America non funziona così e Tarro è abituato a abituato. Risulta che nel suo curriculum ci siano anche lauree honoris causa di questo tipo, di quelle date da associazioni che non hanno proprio tantissimo valore. C'era addirittura un caso in cui il riconoscimento gli sarebbe stato dato da Sabin nel 2001, se non erro. L'unico problema stava nel fatto che Sabin era già morto da circa 10 anni. Per cui in Italia c'è questo modo di operare qui. Non si controllano esattamente i precedenti accademici e quando si pesa una persona lo si fa sulla base degli articoli di giornale. Dall'altra parte c'è anche da dire che virologi di fama si lasciano prendere la mano. Prendiamo lo stesso Burioni, per esempio. Ai primi di febbraio diceva: non è grave, non si ammalerà nessuno, non succederà nulla. 2 mesi dopo abbiamo 20.000 morti per questa malattia. La situazione è complessa e non basta essere famosi per essere bravi. Serve molto altro. E voi direte, siamo conciati male? No, assolutamente no, perché c'è gente comunque che lavora e qualche risultato lo ottiene. Vorrei farvi vedere questa equipe e questo medico. Quanti di voi lo riconoscono? Sì, al netto del fatto che ha una mascherina e potrebbe anche prepararsi per fare una rapina in qualche videogioco. Questo medico si chiama Giuseppe De Donno e lavora al POMA di Mantova, è un ospedale. Ha implementato una terapia estremamente efficiente. In pratica, preleva il plasma da persone che sono guarite dal Covid-19 e lo inietta in persone malate. Quando iniettiamo dei vaccini, stimoliamo il nostro organismo a produrre anticorpi. Lui salta questo passaggio, inietta direttamente gli anticorpi delle persone che sono guarite e la terapia funziona. Nell'arco di pochi giorni si guarisce. Il suo principale risultato, con un po' di sboronaggine, è quello di essere riuscito a far guarire una persona in 2 ore. Ora, io ovviamente non ho le competenze mediche e tecniche per dire che in 2 ore si guarisce.
Certamente è una strategia che è riconosciuta come efficace. La terapia è ancora allo stadio sperimentale, cioè si somministra e si vede che empiricamente funziona. Ci sono però dei limiti. Il limite sta nel fatto che ovviamente dipendi dai donatori. Puoi curare le persone, ma ti servono dei donatori. A proposito, a ogni donatore prelevi 600 millilitri di plasma. Nella donazione il massimo è 650 millilitri. E per curare una persona ti servono 900 millilitri. Questo significa che per ogni donatore e mezzo curi una persona. Tanto per dirne una, nell'RSA in cui sono vicepresidente, registriamo circa due terzi di persone positive al Covid. Non vi allarmate, la stragrande maggioranza, se non tutti, sono asintomatici. Cioè sono positivi, ma grazie al cielo non hanno febbre alta, non hanno difficoltà particolari, tranne in casi molto rari, come per esempio quando l'ospedale, tramite il protocollo Paride, se non erro, ti trasferisce una persona che ha già un'altra patologia piuttosto grave, ma non ha posti dove andare e quindi ti tocca, fra virgolette, prenderlo. In quel caso sai già che la situazione non sarà delle migliori, che so. Malato di tubercolosi all'ultimo stadio, non andrà a finire bene. Però comunque sia, stavamo dicendo che questo tipo di terapia funziona, ma ti servono 900 millilitri di plasma e ogni donatore te ne può dare soltanto 600-650. Quindi questo vuol dire che per curare due persone ti servono tre donatori. Queste 300 millilitri vengono iniettati a distanza di 48 ore. Questo vuol dire che ti servono mediamente in una settimana, sì, 2 giorni, 2 giorni, 2 giorni fa 6 giorni. In una settimana curi una persona. Quando ti va di lusso ti basta anche una sola somministrazione, ma ti deve andare di lusso. Riassumendo, in una casa di riposo dove hai circa 90 persone e ne hai 60 contagiate, vuol dire che ti servirebbero almeno 90 donatori. Nella mia città, le persone guarite su circa 230 infetti o giù di lì sono una settantina. Questo significa che la sieroterapia può essere efficace. Ma allo stadio attuale, ammesso e non concesso che tutte le persone guarite vogliano aiutarne altre, siano in condizioni di donare il sangue, perché magari ti capita anche la persona guarita che ha altri problemi di salute, e non può darti il sangue, siano tutti disponibili e abbiano tutti il gruppo sanguigno giusto e compatibile con quello dei malati, non ti basterebbero i guariti di un'unica città. Questo è il limite della sieroterapia. Naturalmente, se funziona, va usata. Ma il punto non è che c'è un complotto a monte per cui blocchiamo la sieroterapia. Il problema sta nel fatto che non è così semplice da usare come viene pubblicizzato sui giornali. Funziona e si userà nei limiti del possibile. Ma purtroppo non ti risolve il problema al 100%. Però diciamocela tutta, dai, un pochino ci siamo divertiti, abbiamo dato un'informazione utile e c'è perfino un barlume di speranza. Grazie per avermi seguito fin qui, mettete mi piace al video, se lo avete trovato interessante e diverso dal solito che gira su YouTube, condividetelo, vi prego, e iscrivetevi al canale. Ci sentiamo, a presto!